Allora, buongiorno, anzi buonasera, perché siamo ormai pomeriggio, stamattina c'è stata la lezione su Zoom. Ribadisco che ovviamente d'ora in poi, se le lezioni magari sono su YouTube, le potete anche guardare, quindi magari su Zoom facciamo degli approfondimenti o anche delle interrogazioni, chiamiamole come vogliamo, dei feedback, che io parlo, ma se no sono come San Giovanni che predica nel deserto, insomma. Riprendiamo velocemente Gozzano, per chi si fosse perso la lezione su Zoom, ma essendo una vita abbastanza breve, circa 33 anni, quindi la vita purtroppo per Gozzano, diciamo per fortuna, se voi pensereste pensare il contrario, ma la vita di Gozzano non è particolarmente lunga. Io ho una vecchia edizione Bush, ho anche un altro libro, insomma, no, del 1977, pensate un po' voi, questa edizione del 1977, quindi ha ben più di qualche annetto, quindi è un po' già rubata, vabbè. Allora, nasce nel 1883 a Torino Guido Cozzano dall'ingegner Fausto da Diodata Mautino, figlio del senatore Mautino, amico personale di Cavour e d'Azeglio, ovviamente due. Cavour, abbiamo fatto il Risorgimento, insomma, più d'Azeglio, insomma, anche sono due importanti patrioti. Cavour era il ministro, primo ministro Vittorio Emanuele II, sarà anche il primo capo del governo non della Repubblica Italiana, perché nel 1861 c'era ancora la monarchia costituzionale guidata da Vittorio Emanuele II, che estenderà lo statuto Albertino Piemonte a tutto il resto d'Italia. Non a caso la prima capitale dell'Italia è Torino, poi Firenze e poi Roma. D'Azeglio, a Firenze abbiamo Piazza D'Azeglio, ovviamente anche lui è stato un patriota e comunque ha contribuito alla unificazione dell'Italia. Ora, senza entrare, quindi nasce un ambiente risorgimentale, quindi culturalmente elevato. Qui lo vediamo, una foto di famiglia, quindi vediamo una famiglia che insomma, è abbastanza benestante, quindi no, con nessun, non problemi economici, e quindi può anche dedicarsi, insomma, no, non ha problemi lavorativi, avrà altri problemi che purtroppo lo condurranno alla morte abbastanza giovane. Consegue la licenza liceale a Torino, esattamente dove la conseguirà molti anni dopo, a questo punto possiamo dire Primo Levi, qualche anno dopo, no, non secolo, ma insomma. Anni dopo Primo Levi, in parte nelle scuole pubbliche, ma in parte anche in collegio. Si iscrive alla facoltà di giurisprudenza senza mai laurearsi, per cui la signorina Felicita o della Felicità, si intitola la poesia che non abbiamo letto, ovvero la Felicità, un gioco ovviamente di parole, no? Felicita, Felicità, penso che sia abbastanza chiaro il gioco di parole, ma non la signora Felice nella poesia omonima, lo chiama avvocato, sembra no, prima di tutto non si laureò mai in giurisprudenza, anche perché è morto a 33 anni, quindi, e di certo non l'ha mai esercitato. Nel 1904, tra il 1904 e il 1907, compone le poesie della Via del Rifugio. La raccolta esce nel 1907 presso l'editore Streglio di Torino e ha un buon successo. Tanto che nel 1908 viene ristampata. Ad Aie, in contemporanea all'uscita della Via del Rifugio, viene compiuto, nonostante la salute cagionevole, si dedica anche a molti sport, tipo pattinaggio sul ghiaccio, bicicletta, che oggi vado in bicicletta non sempre, però all'inizio del Novecento la bicicletta era un oggetto di lusso, che non tutti possedevano, quindi c'è un film bellissimo di De Sica, Ladri di biciclette, perché anche ora dopo la Seconda Guerra Mondiale, oggi siamo. Se uno viene derubato la bicicletta, certo ci sta male, ci potrà, però all'inizio, fine della seconda guerra mondiale, la bicicletta era l'unico mezzo di trasporto. Quindi, dalle biciclette, questo operaio a tacchino che attaccava appunto i manifesti che gli viene rubata la bicicletta, gli si impedisce di lavorare perché era l'unico mezzo di trasporto nel dopoguerra. Questo è ancora nel 45, anni 45-50, fino alla grande rivoluzione industriale che portò appunto l'automobile per tutti, che saranno la prima la Fiat, la 500 e 600 Fiat, anche se come abbiamo visto a storia
c'era stata una sorta di utilitaria precedente all'antifascismo, che era la balilla, ma la balilla era una macchina che pochi si potevano permettere, anche perché il sistema stradale da allora ti permetteva di fare un giro per le strade di Torino, ma insomma, già uscire a Torino e andare a Torino, che ne so, a Genova, con quelle strade lì, insomma, la macchina la perdevi metà per strada. Vabbè, tanto lasciamoci anche una canzone, appunto, milanese sulla Barilla, che era su quest'auto, insomma, che vabbè, lasciamo perdere, credo si sia ascoltato in classe per ascoltare il dialetto milanese. Comunque, lasciamo perdere le automobili. Nel 1907 viene colpito da un attacco di tubercolosi che poi lo condurrà alla morte, quindi vede vari dottori. Ovviamente negli anni inizio del Novecento le cure, insomma, noi sì, ci lamentiamo, ma all'inizio del Novecento si moriva per tante malattie, e la cosa era considerata assolutamente naturale, ma lui, anche essendo benestante, si trasferisce in provincia di Genova, località marina, a San Giuliano d'Albaro, o Albaro, non so come si pronuncia, verso Genova, e non so come è stato in questo posto, quindi mi scusino se c'è qualcuno di questo luogo, perché l'arte di mare ovviamente fa bene, e si innamora di Amalia Guglielminetti. Qui lo vediamo in una foto, insomma, il fatto che potesse, qui è Ente Gozzano, questa è Lida Borelli e questa Amalia Guglielminetti. Vedete, le due signore hanno delle pose molto da nonziane, molto inizio Novecento, molto così. Lida Borelli penso che sia un nome che a voi sia quasi sconosciuto, ma Lida Borelli è stata una delle prime grandi dive del cinema muto italiano. Come ho già detto in Zoom stamani, l'industria cinematografica italiana nasce a Torino, insieme a tante altre industrie. Ovviamente all'epoca si facevano film muti, Ridolini, Le Comiche, insomma, un film molto tragici. E tra gli sceneggiatori c'è anche D'Annunzio, che appunto farà la sceneggiatura di un film in costume, credo, non mi ricordo il nome, avrà cercato sulla via di D'Annunzio. Comunque è stata anche lavorata anche nel cinema, non era certo la sua principale attività, Gozzano, ma pur essendo di Torino. Quindi Lida Borelli, si capisce anche da questa foto che non è una tranquilla massaia, questa è una diva del cinema, infatti la posa che sta fumando, perché all'epoca, insomma, le donne era considerato sconveniente per una donna fumare, perché era una cosa da uomini. Oggi si è scoperto che fumare fa male a tutti quanti, quindi è bene smettere tutti, e vabbè, questo è un altro discorso. Oh, con Amalia Guglielminetti intratterrà una relazione sentimentale fino al 1908, poi continueranno a rimanere amici, ma Gozzano, malato e quindi non particolarmente incline alla vita matrimoniale, in questo in comune con D'Annunzio. Nel 1907-11 la malattia lo costringe a suddividere la sua vita tra la costiera ligure e la montagna. Nel 1911 escono i colloqui presso l'editore Treves. Oggi questa casa editrice non esiste più, e al suo posto è stata sostituita dalla Garzanti, che ne è praticamente l'erede. I Treves sono stati importanti editori italiani. Ovviamente quando ci furono le leggi razziali, molti editori italiani, ma e qui ci ritorneremmo, come i Treves, Formigine, che però erano di religione ebraica, ebbero diversi problemi, perché appunto non solo gli editori, tutti gli italiani di religione ebraica, e questo appunto ci rilasciamo con. Però prima della Garzanti, questo non è della Garzanti, questo è della Vudala di Sodo, non c'è della Garzanti, quindi la Garzanti prima si chiamava Treves, i fratelli Treves, che avevano pubblicato D'Annunzio, era una con la Mondadori, una delle più importanti case editrici italiane. Oh. Escono nel 1911 con i fratelli Treves, quindi una casa editrice importante, come se oggi uno uscisse un libro, facesse uscire un libro con la Garzanti, cioè se esce un libro, se te lo pubblica la Garzanti, capite che te l'ha pubblicato, per carità, con tutto il rispetto, che ne so, la casa editrice del Poderaccio di Fiesole, non so se esiste una casa editrice del Poderaccio, tutto il rispetto per Fiesole, sicuramente una casa che aveva una distribuzione a livello nazionale. Non che la gente all'inizio del Novecento leggesse tutti questi libri, ma non li legge neanche né oggi, quindi
In realtà poco è cambiato, anzi forse all'inizio del Novecento si leggeva di più, cioè, mi era anche questo dubbio, cioè chi leggeva leggeva tanto, poi c'erano ovviamente gli analfabeti che non leggevano, ma non perché non gli piaceva leggere, ma semplicemente perché nessuno, la scuola pubblica aveva qualche problema, anche allora aveva qualche problema la scuola pubblica, ma questo lasciamo perdere. Quindi escono i colloqui, con pubblica con vari giornali, la Gazzetta del Popolo, che noi La Stampa, che è il giornale di Torino, pubblicato a Torino, la Rassegna Latina, che non credo esista più, La Donna, La Lettura e l'Illustrazione Italiana, che è una grandissima rivista, bellissima, che è l'Illustrazione, che non esiste più ovviamente. Nel 1912 si imbarca da Genova per un viaggio in India, dove appunto l'isola di Ceylon lasciava un reportage nel suo viaggio indiano. Dice di aver visitato Goa, Madura, Golconda e Jaipur, proprio esattamente nei posti siamo con geografia. Dice, il libro non si fida, perché certamente non è che siamo stati ieri a Gozzano. Escono lettere dall'India sulla stampa e saranno raccolte postume nel 1917, sempre per l'espresso editore Treves, con il titolo Verso la cuna del mondo. La cuna del mondo vuol dire la culla del mondo, la culla di tutte le civiltà. Vabbè, 1914-15 dice scopre la prima guerra mondiale, scopre nel 14, ma l'Italia diventa nel 15 e muore a Torino nel 1916 e viene sepolto ad Aglè. Date queste brevi notizie sulla vita di Gozzano, vedete, insomma, assomiglia un po' a Leopardi, non perché essere fisicamente malaticcio, ma insomma, poeta molto. Allora, questa è la prima edizione dell'edizione di Treves, ovviamente i libri e i colloqui. Allora, chi era Guido Cozzano? Guido Cozzano è un poeta che, prendiamo il libro, che avete La signorina felice della felicità. Il libro non vi ha messo, ovviamente è scritta per Santa Felicita. Fa parte di quella corrente che si chiamano crepuscolari. Sono poeti che appunto con la madre, vedete nel libro che ci avete con la madre, quindi i crepuscolari sono poesia malinconica, già legata agli oggetti comuni, poeti, diciamo, malinconici che ovviamente non crepuscolari, il crepuscolo, quello è particolare momento in cui il sole tramonta, in cui la luce illumina ancora le cose, non è notte, non è giorno, quindi la poesia è un tardo romanticismo, ma poi avete l'approfondimento sui crepuscolari. Più che ad Annunzio sono legati a Pascoli, ora leggiamo un po' questa poesia. La poesia, La signora felice della felicità, rappresenta l'incontro, ovviamente il poeta sa di essere malato, quindi non. Ora io non sono molto d'accordo su quello che dice il libro, abbiate pietà, abbiate perdono. L'ho già spiegata, il libro è tagliato diverso perché la poesia è molto lunga. Vedete, il libro sono 1, 2, 3, 4, ci sono una sestina, mi sembra, tre sei versi, quindi dei gruppi di sei versi costruiti in perfetto stile, cioè stile metrico tradizionale. Signorina felicita, a quest'ora scende la sera nel giardino antico della tua casa, nel mio cuore amico scende il ricordo e ti rivedo ancora, e Ivrea rivedo la cerulea d'ora e quel dolce paese che non dico. Vedete, ora fa rima con Dora, antico, amico, fa riga con dico, quindi antico, amico e dico, e poi quattro, e quindi vabbè, è un sistema metrico tradizionale con endecasillabi, i diversi sono di 11 sillabi, signorina felicità quest'ora, perché felicità, la finale di felicità si lega per sinalefe con la A di a quest'ora, quindi sono endecasillabi tradizionali. Ma lo stranamento di questa poesia deriva dal fatto che da una metrica assolutamente tradizionale, petrarchesca e dantesca, o comunque tradizionale, si esprimono dei concetti che sono assolutamente nuovi e moderni. La descrizione è della vacanza
siamo ad Aie, luogo dove andava spesso il Gozzano. Non sappiamo bene se questa signora Felicita o Felicità, nome sembra più creato per un gioco di parole, ovviamente. Probabilmente si ispira magari a qualche persona reale, ma è il sentimento di una impossibile felicità, e lui non sogna come D'Annunzio, una donna. Questo, le donne di D'Annunzio appunto avevano un po' questo aspetto molto di femme fatale inizio secolo, ovviamente, ma lui sogna l'amore con una ricca e non particolarmente bella signorina di buona famiglia, ma che vive in campagna lontano dalla città con suo padre, e quindi una vita borghese tranquilla, ma è un sogno, cioè un sogno che lui sa che non può essere realizzato, prima di tutto perché sa che la morte lo coglierà non tanti anni, quindi sposarsi per lui non avrà molto senso, e poi perché a lui piace sognare questa vita borghese fatta di piccole cose, ma che finché rimane sogno va bene. Quindi signorina Felicita, lui è a Torino e ripensa, a quest'ora scende la sera nel giardino antico, nella vecchia casa nobiliare di questa marchesa citata, che dal fantasma di questa marchesa che aveva abbandonato la famiglia nobile e si era scappata per l'amore, insomma, e poi era morta in maniera tragica. E quindi abbiamo l'opposizione tra la marchesa romantica, c'è la signorina Felicita che tosta il caffè perché appunto il caffè i chicchi andavano tostati, e quindi fa tra lei, tra la marchesa vestita in abiti classici tipo sino Goldoni Fosco, no? Questi abiti Napoleone, e la signorina Felicia che rammenda i lenzuoli, e lui tra la marchesa e la signora Felicia preferisce la signorina Felicia perché non meno bella della marchesa dannata, ma gli rappresenta l'illusione di una normalità che a cui lui non può accedere. Scende la sera nel giardino antico della tua casa, nel mio cuore amico scende il ricordo, quindi io mi ricordo di te non con amore, ma con affetto. E ti riveda ancora Ivrea, e la Dora Balti, Dora Baltea, scusate, affluente del To, cerulea vuol dire azzurra, e quel dolce paese che non dico. Signorina Felicita, il tuo giorno è l'anniversario, Santa Felicita, che è martire, protomartire cristiano, lasciamo perdere. Lui vede il candela Santa Felice e si ricorda di lei. A quest'ora che fai? Tosti il caffè, prepari il caffè, il buon aroma che si diffonde intorno. Quindi notate bene che Gozzano non dice che lui è innamorato della signora Felicita. Per lui la signorina Felicita, signorina, che appunto non si è sposata, rappresenta un sogno di tranquillità borghese, cioè di vivere non come un poeta, ma come tutte quelle persone normali che vanno al lavoro, tornano a casa, signorina felice, diventerebbe signora di preparare il caffè, eccetera. O cuci lì, cioè i lenzuoli, le sue sovattiline, e canti e pensi a me. Sì, perché all'epoca la radio, insomma, doveva essere inventata dal signor Marconi, non so a che punto ora fosse Marconi, né quando signorina Felicita, però all'epoca uno si faceva musica, cantava da solo, a meno che non avesse qualcuno che gli suonasse accanto. E pensi a me, all'avvocato, che non è avvocato, che non fa il ritorno, e l'avvocato è qui che pensa a te, cioè Gozzano pensa a signorina Felicita, ma non torna da Ie per non illuderla, perché insomma, pensa ai bei giorni d'autunno addietro, Villa Marena, nome della villa dove abitava questa prima la marchesa dannata, che quando la famiglia nobile andò in rovina, il padre, che dice sa un po' un puzza, dice Gozzano, che so, che come tanti si era arricchito sulla fine di queste famiglie nobili. Ora io riprendo un attimo la poesia intera, perché ovviamente. La poesia intera, che ovviamente. La signora Felicita. Ora la poesia è molto più lunga, appunto, il libro l'ha tagliata perché siamo in una terza media, quindi insomma, poi Gozzano chi farà il liceo ovviamente lo rifarà. Si è tagliato diverse cose,
Quel tuo buon padre, infame ad usuraio, ecco, ricordavo bene, insomma, padre si era arricchito con i debiti dei nobili, insomma, e dice: mi sposerei anche, quindi non è che gli fa dei grandi complimenti alla signorina Felicita, dice: tuo padre è un usuraio, uno che prestava soldi e poi, insomma, se li faceva ridare con discreti interessi. Tu non sei particolarmente bella, però io ti sposerei, se fosse, cioè il mio sogno sarebbe di sposare te piuttosto che la marchesa, ma è un sogno impossibile. Quindi, a sommo dell'ascesa, Villa Marena, a somma dell'ascesa, allora, pensa ai bei giorni dell'autunno indietro. Quindi l'autunno scorso, Villa Marena, non a sommo dell'ascesa, su un poggio, con i suoi ciliegi e con la sua marchesa dannata e l'orto dal profumo tetro di busso, sempreverde, aveva usato per le siepi, e l'orto dal profumo e cocci innumeri di vetro sulla cima vetusta alla difesa, cioè sopra i muricciolo si mettevano questi cocci di vetro per impedire che i ladri scavalcassero per rubarsi, insomma, i ciliegi o quel che è. Quindi Villa Marena, la descrizione paesaggistica di questa villa, l'orto dal profumo tetro, perché appunto questa villa nobiliare in decadenza, quindi decine e decine di stanze, ma dove abitano solo il vecchio padre e la signorina Felicita, la cinta vetusta, cioè il muro antico alla difesa poi è ironico perché la difesa non si sa ben di cosa. Villa Marena, dolce la tua casa in quella grande pace settembrina, la tua casa che veste una cortina di gran turco fino alla cimasa, cioè intorno ci sono i campi di gran turco fino alla cimasa, una specie di tenda, scusate, dove si metteva. No, la cortina, scusate, la cortina si metteva di tendone che si attaccava al tetto per essiccare il gran turco. Riveste il muro esterno. E qui c'è una similitudine, questa vecchia villa, come una dama seicentista invasa al tempo che vestì da contadina. Le nobili donne del 600 giocavano, anche la regina, la moglie di Luigi XVI, giocavano a vestirsi da contadini e farfisce, erano dei giochi di nobili che vabbè, lui immagina appunto questa vecchia villa che ormai è decaduta e queste sensazioni di decadenza, di dissoluzione sono ovviamente quello che a lui fa più piacere. Bell'edificio triste inabitato, inabitato non totalmente inabitato, ma perché ci stanno due rispetto ai tempi in cui la nobiltà aveva servitori e servitori. Grate panciute, queste grate di ferro a forma a punta di pancia, logore e contorte perché non sono più oliate, quindi tenute, quindi una villa che ha un grande splendore, questa immagine di decadenza gli piace. Sta in silenzio, fuga dalle stanze morte, tutte queste stanze che si succedono e che sono appunto disabitate. Odore d'ombra, odore di passato, questo è proprio crepuscolare, appunto, queste sensazioni di tristezza, malinconia date non da oggetti di lusso, ma da oggetti quotidiani. Odore d'abbandono, desolato, fiabe defunte dalle sovrapporte, che sopra le sovrapporte c'erano dipinte tutte scenette mitologiche come nelle case dei nobili, pensate a Palazzo Pitti. E qui proprio gli fa dei complimenti grandiosi. Sei quasi brutta, sta dicendo la signorina Felicita. Quindi non è proprio una grande dichiarazione d'amore, priva di lusinga, quindi non di attrazione, nelle tue vesti quasi campagnole, sta dicendo, se io vengo da una città abituata appunto a queste donne bellissime, tu sei brutta, sei bruttina, priva non neanche con questi vestiti, invece in campagna non è che si mette in fracca, eccetera, ma la tua faccia buona e casalinga, ma bei capelli color del sole, attorti in minutissime trecciuole ti fanno un tipo di beltà fiamminga, quindi queste treccine bionde, lei con tutte le lentiggini, gli sembri fiamminga, sta per olandesina, insomma, e rivede la tua bocca vermiglia, cioè rossa, così larga nel ridere e nel bere, cioè una buona donna, mentre la marchesa quando avrà bevuto con molta più grazia, mentre lei è più, diciamo, più spontanea, e il volto quadro senza sopracciglia, quindi la sta descrivendo non proprio con una bellezza. Tutto sparso dai fevidi che sarebbero le lentiggini, leggere, gli occhi fermi, liri di sincero, cioè, hai gli occhi azzurri, fagli un complimento. Gonzalo, il massimo complimento che gli viene, liri di sincero azzurro ed un azzurro di stoviglia. Cioè, capite
Cioè, dice, una cosa c'aveva sta signorina felice, gli occhi azzurri, ma lui dice, siccome le stoviglie che si lavano, e vabbè, tu mi hai amato, ma lui che è anche un po' cattivello, Gozzano, perché c'è il Poggiorano, tu mi hai amato, lui sa che lei era innamorata di lui perché lui veniva da Torino, quindi, insomma, nei begli occhi fermi rideva una blandizia femminina, cioè anche la signorina felice, nella sua ingenuità, cercava di sedurlo, insomma, tu civettavi, la civetta, tutti sapevano lì, con sottili schermi, cioè con schermi, con giochi così, insomma, con schermaglie, ma molto ingenue, tu volevi piacermi, signorina, e più di ogni conquista cittadina mi lusingò quel tuo volermi piacere, quel tuo voler piacermi. Cioè, il fatto che tu ti fossi innamorata di me mi fece provare a sperare in una vita tranquilla e serena, che però sarà impossibile. Ogni giorno salivo alla tua volta per il soleggiato ripido sentiero. Ogni giorno, appunto, arrivavo a Villa Marena. Il farmacista, che è l'altro innamorato, non innamorato, perché anche il farmacista è anche peggiore di Gozzano, vuole sposare la signorina Felicita perché la signora Felicita è ricca, il padre è molto ricco, e quindi non pensò davvero un'amicizia così ben accolta quando ti presentò la prima volta all'ignoto villeggiante forestiero. Nel paesino piccolo si conoscevano tre persone, insomma, quelli che insomma, sapevano leggere e scrivere non erano tantissimi, tra quali c'era il prete, il farmacista e il dottore. Arriva Gozzano, che comunque è uomo di lettere, quindi gli viene presentato, diciamo, la nobiltà, insomma, diciamo, alle persone più importanti del paese. E lui però se ne pente, che insomma, ha paura che la signorina Felicita gli venga rubata da questo forestiero affascinante. Probabilmente il farmacista non doveva essere molto affascinante, perché anche Gozzano non è che fosse una donna, però insomma, venendo da Torino aveva il fascino. Oggi sembra piuttosto ridicolo, ma all'inizio del Novecento c'era uno che veniva da Torino e andava da Iecco, che da Firenze fosse venuto, che so, in provincia di Siena, era uomo di mondo. Poi arriva Gozzano, che lui però riesce insomma a far innamorare la signora Felice, però l'abbandonerà subito perché appunto sente che non può sposarla. Talora già la mensa era imbandita, mi tratteneva a cena, lo invitavano a cena. Era una cena d'altri tempi, del passato, cioè, immaginate altri tempi, col gatto e la falena, cioè il gatto sotto il tavolo, capito, a Torino, i salotti buoni, della nobiltà torinese, non è che dà da mangiare. Ma c'era il conte d'Azeglio che dà da mangiare sotto il garrone, quindi lui è un po' nota queste cose perché è cittadino, però non gliele rimprovero, cioè se nel prossimo sono cadute nel cervello, ecco. E la falena che sbatte, perché ovviamente siamo in campagna, queste farfalle notturne che sbattono alle tende della casa. E la stoviglia semplice e fiorita, cioè delle stoviglie di cattivo gusto, non glielo nota, so, che so, stoviglie sono tazzine così. E il commento dei cibi, ovviamente i commensali, l'unica cosa di cui parlano è buono questo arrosto, e quindi non è che fossero grandi conversazioni. E Maddalena, ovviamente la vecchia servente, decrepita, e la siesta è la partita. E qui chiude, siamo proprio un paese di provincia. C'era la vecchia servente collaboratrice domestica, quindi non servitori imparruccati come ai tempi della marchesa. E cosa facevano il farmacista, il dottore, il parroco? Facevano, prima mangiavano bene, perché mangiavano bene, poi facevano un riposino, e poi lo svago, proprio una botta di vita pazzesca, era farsi una partita a briscola. E Gozzano però ci si trova bene in questa vita semplice, che lui non avrebbe mai seguito, perché dopo 2 giorni, che avesse dopo un anno di questa vita, sarebbe scappato subito. Però si immagina una vita borghese. La polemica, come ho detto, ovviamente è contro D'Annunzio, contro l'eroismo di D'Annunzio, contro questa visione eroica del mondo del poeta Abate. Quindi lui non è il poeta Abate, è il poeta che in fondo si sarebbe sposato anche la signorina Felicita. Però possiamo dire che in fondo D'Annunzio era più sincero, perché Gozzano si fa tutto il complimento alla signorina Felicita, però non la sposa. Ovviamente in Gozzano c'era anche il problema della salute. E chiudiamo, appunto. È un poeta che ha dei temi molto realistici, ma con una forma molto antica, quindi è
diciamo, il vino nuovo in una botte vecchia, cioè la forma, metrica e struttura è quella antica, classica, del verso classico. Ma ovviamente capite che tra la signorina Felicita e Beatrice di Dante c'è una distanza abissale. Immaginate Dante che dice a Beatrice: i tuoi occhi sembrano delle stoviglie, sei bruttina, capite, dalla donna angelo. Siamo Gozzano, pulmone, nel 1916. Si rende conto che il Novecento è un'epoca nuova, dove gli ideali romantici rappresentati dalla marchesa dannata, che appunto vive questi impeti eroici, amorosi, di fuga, eccetera, alla D'Annunzio ormai è un tempo ormai finito. Quindi la polemica in sottofondo è contro il poeta D'Annunzio. Con questo vi lascio, perché siamo già a 30 minuti.